benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne, Maria, benedetto il frutto, Maria, il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, tu hai creduto, e come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai? E come mai che la madre del Signore viene presso di me? E come mai? Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore. Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del Signore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimo Padre, grazie per la sua presenza. Grazie per aver accettato di inviare in missione queste famiglie che sono qui davanti. Salutiamo al Cardinale Farrell, gli arcivescovi e vescovi presenti e anche i membri del Dicastero Laici Famiglie e Vita che hanno accettato di condividere questo evento con noi. Un applauso. Prima di iniziare vogliamo comunicarle una notizia che sappiamo le renderà felice. La Diocesi di Madrid ci ha informato che la causa di beatificazione e canonizzazione di Carmen Hernández sarà presto aperta ufficialmente. Un applauso a Carmen. Vorrei innanzitutto presentare le famiglie in missione in Ucraina. Dove stanno? Ecco, mettete in piedi, ucraini. Guarda che belli! Che all'inizio della guerra, con grande sofferenza, hanno dovuto abbandonare la nazione, ma che stanno desiderare di poter tornare per un miracolo della grazia di Dio. Dicono, come non tornare? Abbiamo lasciato tanti fratelli, tanta gente che ha bisogno di noi. Mettetevi in piedi le famiglie che siete in Ucraina. Ecco, le famiglie in Ucraina. Presentiamo poi le famiglie missionarie. Un obispo di Ucraina ci accompagna anche. Nos accompagna anche un obispo di Ucraina. Dov'è? Ecco, diamo un applauso. Grazie, Padre. Presentiamo le famiglie missionarie. Mettetevi in piedi le famiglie in missione nelle nazioni che adesso nomino. Russia, le famiglie che siete in Russia, igual, déjalo. Letonia, Lituania, mettetevi in piedi secondo mi nomino, Estonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Austria, Germania, Francia, Svizzera, Francia, Svezia, Norvegia, Islandia, Gran Bretagna. Despacio, que si no, no oyen.
Irlanda, Italia, Cipro, Grecia, España, Portogallo e Turchia. E un applauso per tutti quelli che partono per l'Europa. Presentiamo ora le famiglie in partenza per l'Asia. Anche le famiglie che sono in Cina hanno sofferto tanto a causa della pandemia. Quello che sono dovuto uscire sono da 2 anni e non possono rientrare. Per le forti misure di controllo sulla pandemia stanno aspettando di poter rientrare. Alzatevi, le famiglie che dovete rientrare in Cina, in Asia. Ecco. Continuiamo con le altre nazioni dell'Asia, il Kazakistan, la Mongolia, il Giappone, la Corea del Sud, Taiwan, Cambogia, Laos. Laos, un applauso. Per l'America, Canada, Stati Uniti, Messico, Puerto Rico, Jamaica, Chile, Ecuador, Amazonia del Ecuador y Argentina. Un aplauso. Poi per l'Africa, Egipto, Tunisia, Etiopía, Sudán, Kenia, Camerún, Uganda, Gabón, eccoli là, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde y Sudáfrica. Un aplauso. Per l'Australia e l'Oceania, un aplauso. E presentiamo anche gli itineranti responsabili del cammino neocatechumenale in 134 nazioni. Mettetevi in piedi. Tutti gli itineranti. Altri presbiteri presenti. Gli altri presbiteri qui presenti, mettetevi in piedi, gli altri presbiteri, eccoli qua. I seminaristi del seminario Redentoris Mater, salutiamo il seminario e i seminaristi di Macao, che fra pochi giorni partono per la Cina. Ecco i preti per Macao. Infine ci accompagnano tanti fratelli delle comunità neocatechumenali di Roma. Santo Padre, è un bellissimo spettacolo quello che oggi vivremo in questa generazione. Dio sta chiamando le famiglie, a immagine della Santa Famiglia di Nazareth, a portare la gioia dell'amore di Dio agli uomini che ancora non lo conoscono. Sono 430 le famiglie che stanno aspettando di essere confermate e inviate da lei, perché piene di Spirito Santo possano partire per essere testimoni dell'amore e del potere di Cristo risorto. Grazie, Santo Padre, di stare qui con noi. Queste famiglie hanno bisogno di essere confermate da Pietro davanti alle tante difficoltà con cui si troveranno e alle tribolazioni che arriveranno. La presenza del Papa sarà per loro una consolazione e un grande aiuto e soprattutto una difesa. Il cammino neocatecumenale è un frutto del Concilio Vaticano II, come ha riconosciuto sin dai suoi inizi San Paolo VI. Questo itinerario di iniziazione cristiana
porta gli uomini a una fede adulta attraverso la riscoperta delle ricchezze del nostro battesimo. Di fronte al fenomeno della secolarizzazione, dell'ateismo, della crisi dei valori morali, culturali e filosofici, è certamente meraviglioso che il Signore abbia suscitato famiglie intere con i propri figli per emigrare, per trapiantarsi nelle zone più secolarizzate e più povere per portare l'annunzio di Gesù Cristo. Cristo è risorto. Ecco perché questi fratelli, lasciando la casa, i parenti, gli amici, la propria terra, partano ad evangelizzare. Perché Cristo ha dato loro di partecipare alla sua vittoria sul peccato e sulla morte e possono offrire la propria vita per gli altri. Ricordiamo con gratitudine le parole che ci ha indirizzato l'ultima volta che siamo trovati insieme, il 4 di maggio 2018 a Tor Vergata, in occasione del 50 anniversario del cammino, ha detto: siete un dono dello Spirito Santo per la Chiesa. Per questo, prima di ascoltare il Vangelo, vogliamo invocare lo Spirito Santo perché aiuti le famiglie che partono ora e le famiglie che sono già in missione. Chiediamo per loro lo Spirito Santo con i suoi doni perché possano avere pazienza nelle sofferenze e trovare il vero riposo nella croce di Cristo. Tutti abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché senza di Lui non c'è in noi nulla di puro né di santo. Cantiamo un inno allo Spirito Santo. Andrea, avanti. Cantiamo allo Spirito Santo. En piedi. Lo Spirito Santo è il giogo soave. E il giogo soave e leggero, lo Spirito Santo è il giogo soave, e il giogo soave e leggero, pieno di comprensione, pieno di misericordia con i nostri peccati, pieno di tenerezza e compassione, di amore senza limiti. È paziente, è benigno, è il sommo bene, è il dono di Dio. Abitando nell'uomo ci perdona sempre, abitando nell'uomo spera sempre, comprende tutto, scusa tutto, ci difende sempre e ci insegna ad essere pazienti con i nostri peccati. Ci dice chi siamo, ci dice dove andiamo, qual è il cammino e perché soffriamo. È paziente, è benigno, è il sommo bene. È il dono di Dio, è la garanzia della vita eterna. Lui il Paraclito.
Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Cristo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Abbiamo sentito la missione di Gesù. Andate, date testimonianza, predicate il Vangelo. E da quel giorno gli apostoli, i discepoli, la gente tutta è andata avanti con la stessa forza di quello che Gesù gli aveva dato, che è la forza che viene dallo Spirito. Andate, predicate, battezzate. Ma sappiamo che una volta che abbiamo battezzato, la comunità che nasce da quel battesimo è libera, è una nuova Chiesa. E noi dobbiamo lasciarla crescere, aiutarla a crescere, con le proprie modalità, con la propria cultura. E questa è la storia dell'evangelizzazione. Tutti uguali in quanto alla fede. Dio Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, il Figlio che si è incarnato, è morto e risorto per noi. Lo Spirito che ci aiuta e ti fa crescere. La stessa fede, ma tutti con la modalità della propria cultura o della cultura del posto dove è stata predicata la fede. E questo lavoro, questa ricchezza pluriculturale del Vangelo, che nasce dalla predica di Gesù Cristo, ma si fa cultura, è un po' la storia della Chiesa. Tante culture, ma lo stesso Vangelo. Tanti popoli, lo stesso Gesù Cristo. Tante buone volontà, lo stesso Spirito. E a questo siamo chiamati, andare avanti con la forza dello Spirito, portando il Vangelo nel cuore e nelle mani. Il Vangelo di Gesù Cristo, non il mio, il di Gesù Cristo, che si adegua
nelle diverse culture, ma è lo stesso. La fede cresce, la fede si incultura, ma la fede è sempre la stessa. Questo spirito missionario, cioè di lasciarsi inviare, è un'ispirazione per tutti voi. Vi ringrazio di questo e vi chiedo docilità allo spirito che vi invia. Docilità e obbedienza a Gesù Cristo nella sua Chiesa. Tutto nella Chiesa, niente fuori della Chiesa. Questa è la spiritualità che deve accompagnarci sempre. Predicare Gesù Cristo con la forza dello Spirito nella Chiesa e con la Chiesa. È quello che è il capo, diciamo, delle diverse chiese, il Vescovo. Sempre andare avanti col Vescovo, sempre. È lui il capo della Chiesa, di questo paese, di questo Stato, di tutto quello. Andate avanti, coraggio, grazie della vostra generosità. Non dimenticatevi dello sguardo di Gesù, che ognuno di voi ha inviato a predicare e obbedire la Chiesa. Grazie tante. Cantiamo un canto alla Santa Maria, alla Virgen, perché aiuti queste famiglie. Salve, Regina dei Cieli, Signora, Signora degli Angeli. Salve radice, salve porta, tu, aprissi il cammino alla nostra luce, rallegrati. Vergine Maria, fra tutte la più bella, salve, eterna ancella, prega Cristo. Cammino a nostra luz, alegrate, Virgen Maria, entre toda la más bella.
salve, eterna sea, ruega Cristo por nosotros. Carissimi, si rinnova oggi per noi l'esperienza della Chiesa delle origini, la quale inviava alcuni suoi figli non solo a confermare nella fede i propri fratelli, ma ad annunziare con franchezza apostolica il Vangelo ai popoli che ancora non conoscevano Cristo. L'invio di questi nostri fratelli e sorelle in nazioni diverse, secondo le concrete necessità delle Chiese particolari, renda più forte il vincolo di comunione fraterna che già vive e opera mediante la preghiera. Arrodillaos los que vais a ser enviados y sacad la cruz. In ginocchio, tirate fuori la croce, che adesso sarà benedetta dal Santo Padre. Alzate la croce. Che si vedano le vostre croci. Il Signore Padre Santo, che hai voluto fare della croce del tuo figlio l'origine di ogni benedizione e la fonte di ogni grazia, benedici queste croci e fa che quanti le porteranno davanti agli uomini si impegnino a rinnovarsi a immagine del tuo figlio e le vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Ora subiranno alcune famiglie a salutare al Santo Padre, para que los bambinos reciban una bendición. En representanza de tutti, claro. ¿Qué cantiamos? ¡Cantiamos! Andate ed annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea. Che vadano in Galilea. Ecco, io sono con voi. Ecco, io sono con voi. Tutti i giorni. Ecco, io sono con voi. Sono con voi. Andate ed annunciate ai miei fratelli che vadano. Che vadano in Galilea, che là mi vedranno, che là mi vedranno i discepoli. Andarono in Galilea al monte che Gesù
aveva indicato quando lo videro. Lo adorarono e Gesù disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque, fate discepoli tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a mettere in pratica quello che vi ho comandato. Ecco, io sono. E la la la, ecco io sono con la, 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 la. Tutti i giorni, ecco io sono, e la la la, ecco io sono con voi. Ide annunziata mis hermano, che vaya, che vadano a Galilea, ide annunziata mis hermano, che vaya. Soy con vosotros, porque voy soy con vosotros todos los días, porque yo soy con vosotros, porque yo soy con vosotros. Andate ed annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea. In Galilea. Andate ed annunciate ai miei fratelli che vadano, in Galilea. In Galilea. Ecco io sono con voi, ecco io sono con voi, tutti i giorni, ecco io sono con voi. Ide annunziata mis hermano, che vaya a Galilea. Ide annunziata mis hermano, che va. I discepoli andarono in Galilea al monte che Gesù aveva indicato. Quando lo videro, lo adorarono e Gesù disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e fate discepoli tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro a mettere in pratica quello che vi ho comandato. Ecco, io sono con... Ecco, io sono con... Ecco, io sono con voi. Ecco, io sono con voi. Tutti i giorni. Ide annunziata mis hermano, che vai a... Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli del Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla fine dei secoli, guardi i vostri passi e confermi le vostre parole. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del mondo possiate evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore. E su voi tutti, qui presenti, scenda la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas está encinta y grita con los tormentos de dar a la luz. La 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 la. Apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas.
está incinta y grita con los tormentos de dar a la luz. Apareció en el cielo una mujer vestida.